Eccoci qua, ci siamo. Benvenuti a tutti. Questo doveva essere l'ultimo appuntamento di un dialogo transnazionale tra i cittadini in vista delle elezioni europee, organizzato dalla Commissione europea che ha visto tre appuntamenti fatti a, a Trento, a Innsbruck e a Verona, in realtà eh, lo facciamo in maniera non di dialogo transnazionale, ma di, di incontro tra noi. A far parentesi invito quelli che hanno partecipato agli altri dialoghi, magari, a eh, firmare dopo la carta eh, in fondo che servirà per vincere il viaggio a Bruxelles, come chi ha partecipato ricorda. L'abbiamo fatto in maniera diversa, è l'ultimo appuntamento, le elezioni europee sono vicine, ehm, abbiamo pensato a una chiacchierata molto informale partendo da, da un qualcosa che lega la vecchia Europa e la nuova Europa. E abbiamo pensato di farlo attraverso una, una grande sportiva, Sara Simeoni, che è campionessa olimpionica di salto in alto, eh, record, detentrice... Mm. Del, del record italiano per 34 anni per 34 anni, <ride> per 34 anni eh, primatista mondiale di salto in alto che ha molto cortesemente accettato di venire a fare una chiacchierata appunto, parlando di, di Est-Ovest eh, il titolo molto simpatico dell'incontro di oggi appunto, collega l'Europa dell'Est all'Europa dell'Ovest l'ex Europa dell'Est dell dell con l'Europa dell'Ovest eh, Fulvio Viesi Presidente, altro eh, sportivo, presidente della FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera Trentina, che quindi collo colloquerà con noi su questo aspetto. E Alessandro Giordani, che chi ha già partecipato agli altri incontri del dialogo, conosce: funzionario della Commissione Europea, eh, responsabile delle reti di informazione, di tutte le reti di informazioni europee, quindi responsabile anche di noi, Europe Direct. Faresto per chi non lo conosce è un Trentino con Roveretano in particolare, anche lui con parenti che sono stati, a proposito d'Europa, che sono stati dei notevoli, dei notevoli sportivi. Eh, prima di cedere la parola magari ad Alessandro che poi può guidare la chiacchierata, Volevo lanciare una, se riesco dal computer, magari chiedo alla regia di, di seguirmi. Scusate un attimo, lancio una breve clip che mi sembra. Ecco perfetto, vediamo se parte. Eliminata un altro clamoroso colpo di scena, clamoroso colpo di scena, è la, esce ma la Ackerman, la grande atleta, la regina del salto, la donna che per prima aveva superato i due metri, clamorosamente esce di scena. Con Pietro, Sara è già la primatista mondiale, a Mosca si conferma la più grande. Bene, bene, bravissima, brava. Quindi rimasta in gara Sara Timerone e la Kilan, terza prova, terza prova, fallito! Oro, oro, oro. Medaglia d'oro Sara Simeoni, Sara Simeoni non sa per a trattenere la gioia, giustamente la ragazza porretta e controllata come no, in il. questo momento ha centrato il suo grande bersaglio ed ora va ad abbracciare la sua rivale. Ecco qua, Mosca 1980, il momento più e alto avete, della carriera di Sara. La commozione come del resto ci capita anche a noi. Ecco qui, un filmato che Sara avrà visto <ride> su booking.com. Puoi scegliere una casa? Un filmato che Sara avrà visto centinaia di volte. A voi la parola. Sì, grazie a tutti. Eh, come dico sono Alessandro Giordani della Commissione europea. Mi è stato chiesto da eh, Giancarlo di fare un po' da tretunion tra questo discorso sportivo così entusiasmante, così, così bello, per cercare di eh, coniugare questo discorso con il discorso europeo che abbiamo davanti, con le, eh, tra tre settimane o meno adesso ormai eh, voteremo per un Parlamento europeo che unisce eh, 27, credevamo fino a qualche settimana fa, 28 perché ci sono ancora dentro gli inglesi, eh, paesi i quali sono uniti da una comunità che noi vogliamo dire di destino, che forse si è prefigurata già prima di quanto no, la politica o le istituzioni non l'abbiano voluto fare, proprio magari attraverso cose prettamente umane come lo sport, ed è per questo che mi piacerebbe eh, iniziare. Io ho il compito un po' ingrato, se volete, poi di fare un breve escursus di perché... Andiamo a votare quali sono i poteri del Parlamento europeo e perché il nostro voto conta per formare poi una maggioranza politica che ci governerà per i prossimi cinque anni rispetto a tantissime competenze che l'Unione europea ha. Però eh, il bello di avere qui eh, questi, questi eh, miei due interlocutori credo sia soprattutto per il fatto di poter saggiare, toccare con mano il perché in Europa ci uniscono delle cose che in fondo sono arrivate prima della politica delle istituzioni, tant'è che se leggete il, il piccolo breviario di questo, di, questo, di questo incontro, così come è stato presentato anche da Giancarlo nel programma di Siamo Europa, eh, si parla subito di Est e Ovest, perché Sara ha avuto la possibilità, prima che i muri venissero giù, di Andare, di gareggiare e di vedere e di confrontarsi con atleti, con coetanei, anche che facevano parte di un sistema e che la, 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 la sorte ha voluto facessero parte di un sistema e, di un, e, di, e in fondo anche di un sistema non solo istituzionale, ma anche di un sistema di valori per certi aspetti loro malgrado, che era totalmente diverso dal nostro, eppure già prefigurava il fatto: probabilmente era una delle prima domanda forse che volevo che volevo farti. Eh, se le relazioni umane anche che si, che, si, che si, magari limitate perché come mi dicevi eh, ieri non era una cosa così facile, però che si intrattenevano tra atleti al di là della cortina e voi al di qua della cortina che li incontravate. E erano delle relazioni umane che facevano vedere che in fondo eravamo tutti destinati a essere un popolo europeo, prima o poi, oppure no, oppure era difficile, ed era invece molto, molto più anche difficile semplicemente incontrarsi o restare in contatto. Ecco, com'era umanamente incontrare al di là della cortina degli atleti coetanei che però venivano da una situazione totalmente diversa? Ma ehm, sì, io Praticamente ho vissuto lo sport nel momento della divisione, quindi, il muro di Berlino era quello che rappresentava proprio questo, ehm, questa separazione ecco, fra questi due mondi. E, erano anni dove eh, c'era. Difficoltà anche di incontro con questi atleti perché noi spesso e volentieri se parliamo di DDR, di, di Russia o altri paesi li incontravamo esclusivamente alle Olimpiadi, campionati d'Europa, ehm, con altri invece tipo quelli slavi oppure eh, i rumeni, ecco si andava probabilmente una volta all'anno facevamo un incontro di nazionale con loro. Ma nonostante tutto eh, noi andavamo, eh, non c'era libertà di movimento e gli atleti li trovavamo in gara, ci si salutava, per carità eh, c'era un rapporto amichevole tra noi, ma era difficile la, la possibilità ecco, di, di, di vivere un momento come normalmente si fa tra amici. Ecco. Era, era un po' così, c'era sempre una persona eh, terza che doveva fare da intermediario. Ecco, non c'era la possibilità di dialogare direttamente fra atleti, ma c'era sempre <ride> l'interprete che poi andava bene. Io non me la cavo benissimo con le lingue, però per eh, ehm, per quello che è una, un approccio ecco, con gli atleti, così quello andava bene, ma c'era questa difficoltà. E purtroppo eh, era un limite, un limite perché mi rendo conto oggi del bello e delle potenzialità che ci sono per il fatto di potersi confrontare come quando si vuole con tutti gli atleti. Cioè, quando tu fai dei risultati. Eh, riesci a migliorarti se riesci a confrontarti con gli altri, no? Perché indipendentemente se vinci o perdi, però se ti incontri con uno forte, hai la possibilità di carpire e di fare un'esperienza positiva che ti può servire. Quando gareggiavo io, eh, non era sempre così. Eh, perciò forse invidio dello sport proprio questo oggi. Questa possibilità di, di, di girare liberamente, di, di vivere serenamente un, una situazione. Perché lo sport in sé non aveva barriere, capito? Non ce l'ha mai avute, le barriere. Perché se io penso alla mia prima Olimpiade, che ho fatto a Monaco nel 72, io se ho continuato a fare sport, è stata proprio per questa esperienza. Mi sono trovata a vivere l'esperienza del villaggio olimpico dove si era lì con atleti di tutti gli sport, di tutto il mondo, e non stavi a guardare se uno era bianco, era nero, era giallo, se c'aveva gli occhi a mandorla o no, di che religione era, capito? No, stavamo lì insieme. E anzi, era bello conoscerci, scambiarci la maglietta, il distintivo, perché era un modo per, ehm, per avere dei rapporti, per capire ehm, chi era quell'atleta, da dove veniva, cosa faceva. E perciò lo sport è un veicolo veramente importante per ehm, eliminare ecco tante differenze, lo sport non le ha queste, è, è casomai a livello politico che si vogliono fare di distinguo e allora chiaramente anche gli atleti poi si trovano in mezzo a questa situazione e reagiscono come reagisce chiunque, qualunque umano. Ecco. E mi dicevi che eh, c'era la sensazione anche che fossero controllati questi, qui, quindi eh, eh, non potevate alla fine andarvi a mangiare una pizza dopo la ah, gara no, con questi no. qua, eh, erano, erano proprio controllati. Sì, sì, diciamo che... Al limite, quando c'era eh, una gara, una nazionale o un qualcosa, c'era la festa finale e allora si faceva la cena insieme, poi dopo c'era la musica, però erano cose ormai, capito? Do, do, sì, dove, dove non, non poteva finir lì. Ecco, però eh, c'era comunque, nascevano delle simpatie, delle cose per carità, come dappertutto. Ma mh, poi c'era appunto questo alone di mistero dietro a tutti questi paesi no? che non vedevi perché quando non conosci, eh, lì se ne dicono di tutti i colori. Invece, poi quando. Eh, hai la possibilità di vedere, di capire e così allora dice: Ma tu guarda, sono persone come noi, sono fatte come noi, se sono più brave, perché eh, nel loro paese la, a livello sportivo sono organizzati in un certo modo e eh, quindi capito rivaluti anche tante cose, però eh, era così. C'era questo lone di mistero che poi eh, è bene che oggi ecco, sia finito. Eh, questo è un discorso secondo me molto interessante in un momento come questo, eh, a ridosso delle elezioni europee, dove vengono al, nodo anche, al pettine anche alcuni nodi sull'allargamento dell'Unione Europea eh, eh, a est nei paesi diciamo, del, del, che adesso vengono chiamati i paesi di Visegrad, no? che sono i paesi, eh, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia eh, e l'Ungheria, proprio perché in quel tempo, quando cade il muro di Berlino, eh, eh, ci fu un fortissimo diciamo una, una spinta quasi etica morale per dire quei popoli appartengono all'Europa devono tornare eh, dove erano una volta che era caduto il muro. Però ci fu anche all'epoca, e molti di voi se lo ricorderanno, un dibattito molto serrato sul fatto se si dovessero accogli accogliere nell'Unione Europea paesi come appunto quelli dell'est europeo prima che l'Unione Europea si dotasse di alcune strutture, per esempio costituzionali, una Costituzione, un qualche cosa che approfondisse di più il nostro legame, prima di tirare dentro altri paesi che magari avevano gli stessi valori a livello di persone e di popoli, però che a livello di governi avevano molta più ritrosia a condividere sovranità con Bruxelles o dentro l'Unione Europea, perché dicono «siamo appena usciti dall'Unione Sovietica, so, allora, non è che vado, riprendo la mia sovranità con una mano e la do a Bruxelles con l'altra». Allora, spesso, quello che oggi noi, ed è, mi ricollego a quello che diceva Sara prima, quello che spesso è, anche nella frustrazione di alcuni paesi, governi o popoli, diciamo tra virgolette, europei occidentali, è quello di dire «ma guarda questi qua, li abbiamo tirati dentro». Diamo loro molti fondi europei perché di fatto avendo poi un, un reddito pro capite inferiore a quello dei paesi eh, occidentali, prendono molti più fondi europei di molti paesi de, dell'Unione Europea Occidentale, non condividono gli stessi valori e sono quelli più recalcitranti quando si tratta di fare passi avanti nell'integrazione. Lo si dice adesso della Polonia, dell'Ungheria, eccetera, e di alcuni atteggiamenti marcatamente sovranisti di alcuni paesi. Io vi posso dire che visto da Bruxelles... Questo è vero, può essere frustrante, è vero che siamo una comunità di valori e quindi certe cose dovrebbero essere e devono essere e sono pretese da tutti i Paesi membri, però è anche vero che dobbiamo anche metterci nell'ottica di Paesi che sono stati sotto il gioco dell'Unione Sovietica fino al 90 praticamente. E poi gli si è detto entri e loro sono entrati. Nel 2004, però sono entrati dopo pochi anni di negoziato. Adesso quella tua sovranità che hai recuperato devi subito condividerla eh, a livello di una governance superiore che è quella europea. La reazione di questi qui spesso è stata: no, io un, un super Stato che mi ha dominato ce l'ho appena avuto. Mai e poi mai voglio andare a fare ulteriori passi di integrazione. Questo lo dico perché lo vediamo molto oggi, noi, dove nei confronti, mi riferisco nella fattispecie del governo polacco del governo ungherese, dove. La Commissione europea, ad esempio, ha anche intentato delle procedure davanti alla Corte di giustizia per non ottemperanza di alcuni valori fondamentali dell'Unione. Eh, visto in un contesto storico e vedendolo come l'avete visto voi, probabilmente bisogna anche farsi carico di capire che cosa quei popoli e quelle persone chiedono alla loro classe dirigente in termini anche di autonomia, di sovranità, di indipendenza, che è, una cosa, che è un concetto per loro molto più caro oggi di quanto non lo sia per noi italiani o per noi francesi che eh, la nostra autonomia e l'indipendenza della nostra nazione è qualcosa che non è così recente come lo è, come lo è per loro. Insomma. Quindi è, questa è una considerazione che mi andava di fare adesso perché eh, lo, si vede, lo si vede molto quando eh, in Italia... Per esempio adesso all'approssimarsi delle, eh, delle elezioni abbiamo eh, spesso dei dibattiti che dicono penso a, 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 alla crisi migratoria, no? ma noi vogliamo eh, avere dei rapporti particolari con dei paesi come l'Ungheria o la Polonia, i quali sono i primi a dire non prenderò mai un migrante. È vero, però è anche vero che in virtù o a causa di quell'isolamento che hanno avuto per anni, per esempio attraverso... Eh, il fatto dell'Unione Sovietica, questi non hanno mai visto un arabo o un nero. Allora, io da Bruxelles, che vedo un po' tutti i 27 paesi, dico sì, da italiano mi fa rabbia anche me che ci siano paesi che dicono ed è sbagliato e, e poi vanno sanzionati. Io comunque per principio non prendo neanche un rifugiato, a meno che non sia cattolico. Come fanno quei paesi lì. Dico anche, però, che guardandolo da un punto di vista sociologico, questa è gente che se voi andate a Budapest o se andate eh, a Varsavia non c'è un nero, non ce n'è uno, non c'è un musulmano. Quindi la capacità di metabolizzare di quel, la percezione delle persone del diverso è quella che avevamo noi in Italia negli anni 60. Se io mettessi oggi il numero di persone di colore o arabe musulmane a Milano di colpo negli anni 60, quello che c'è oggi, e diventeremo tutti delle Ungherie e delle Polonie probabilmente perché non siamo abituati quindi va tenuto conto anche, questo da Bruxelles noi lo vediamo molto, come questi paesi che voi avete vissuto poi con, le, con quella comunanza umana poi di fatto si sono portati dietro anche delle, delle sensibilità che vengono dalla loro storia e loro tante cose che noi abbiamo visto con calma come la presenza del diverso dell'immigrazione negli ultimi 30 anni questo non l'hanno mai viste allora se io sono il politico ungherese o polacco e comunque in una democrazia devo rispondere alla mia base elettorale la quale mi dice guarda che mi agito appena ne vedo due, mentre noi ne vediamo più di due da, da 25 anni, e a quel politico a Bruxelles diventa molto più, frena molto di più quando si dice distribuiamo eccetera. D'altra parte siamo noi che diciamo no, quando entri in Europa, quando entri a Lampedusa non entri in Italia, entri in Europa perché c'è Schengen. Quindi per piacere ed è più che legittimo dire che ci sia una redistribuzione eh, fatta con dei criteri oggettivi. Però, come sempre, l'oggettività si scontra con la politica e con la percezione. E la politica in democrazia non è altro che riflettere quello che è anche poi la, 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 la sensazione delle persone. la, la, la la, il, il grado anche di, di tolleranza delle persone per la maturazione che c'è stato di un popolo, eh, eccetera. Quello che avete vissuto voi a me interessa molto ascoltarlo proprio per questi, per questi motivi. Mi, mi raccontavi addirittura eh, prima che ci sono state anche delle richieste, quando c'era la cortina, fatte un po' sotto traccia, di essere aiutati per passare di là, no? Sì, sì, era, era così, anch'io ho avuto questa richiesta, ecco, solo che appunto, siccome ero Sara Simeoni dico se l'aiuto qui me linciano poi dopo, ma eh, succedeva, come succedeva che qualcuno riuscisse eh, poi a rimanere nel paese eh, dove era andato a gareggiare e che oggi magari non riesce ancora a tornare nel suo paese perché io ho incontrato un atleta polacco che mi fa basta, non sono più tornato a casa. E però era riuscito a ricongiungersi, per esempio, con la famiglia. Ma insomma c'erano queste situazioni sicuramente. Io mi sono sempre chiesta, cioè, allora. È giusto che un paese, eh, come si dice, avanzato, perché poi dopo sto avanzato bisogna anche un attimino no, capire che cosa c'è fin dove si è avanzati, fin dove, eh, possa eh, calare dall'alto eh, un'esperienza in un paese per esempio che viene da una situazione completamente opposta e dire, oh, tu adesso se vuoi essere uguale devi essere uguale agli altri e comportarti così, non è facile, non è facile, perché bisogna metabolizzare le cose, io penso, no? Certo. Uno ci deve arrivare perché è convinto di quella scelta e di quella... allora sì, ma, ma dire... E, appunto per situazioni particolari adesso tu devi fare in questo modo o nell'altro, mi rendo conto perché parlando per esempio dei migranti non tanto tempo fa dicevamo tu pensa eh, se quando eravamo piccoli, no, eh, un, io sono nata in un paese di 2000 abitanti, ti capitava uno di pelle scura, e che, come era visto? No. E quei paesi lì sono così adesso eh, come noi appunto, eravamo 30 anni fa, 40 anni fa. Perciò bisogna un attimino fargliela digerire in un modo... Ovviamente questo è vero, d'altra parte bisogna fare anche l'altro discorso, sono i paesi dell'est europeo, oltre a Cortina, dal 2004 dell'Unione Europea, sono paesi che sono riusciti a rifarsi da zero attraverso i fondi europei cioè attraverso quella solidarietà e quella politica di coesione europea che ha messo a disposizione un'enormità di soldi eh, eh, ci sono paesi come Ungheria, Polonia eccetera che si sono riconvertiti, si sono rivoltati come dei calzini grazie ai fondi europei i quali tra l'altro ed è particolarmente significativo questo sono gli ultimi che parlerebbero mai di, di, di Brexit per loro stessi cioè mai e poi mai voi pertanto che un Viktor Orban ungherese sia antieuropeo o venga dipinto come sovranista antieuropeo, cosa che è, non avrebbe, sono paesi che non si sognerebbero mai di intentare un referendum o un qualche cosa per far uscire il loro paese dall'Unione Europea, perché sanno benissimo che i fondi europei di cui godono, anche giustamente per un concetto di solidarietà e di distribuzione del reddito all'Unione Europea, sono quelli che gli permettono poi di stare, eh, di stare a galla. Quindi, se questo è vero. È anche vero che forse bisognerebbe cominciare a pretendere un po' di solidarietà in termini di, ad esempio, di ridistribuzione dei migranti, in virtù del fatto che comunque beneficiano molto sì, del, dei fondi. Allora, è vero che beh, sto, sto vedendo un po' entrambe le cose. È vero che tu sei un paese che non è abituato e che, come dici tu, deve maturare con i tempi in cui deve maturare. È anche vero, però, che non siamo in una situazione come in Italia negli anni 60, Siamo in una situazione in cui tu paese fai parte di una comunità di valori. Di cui è voluto entrare dalla quale ciucci anche tantissimo in termini di benefici allora bisogna anche un po' accelerare dei processi di maturazione per condividere eh, delle cose il dibattito sta tutto lì un po' allora attraverso lo sport lo sport è una squadra eh, per esempio eh, può essere fatta da atleti oggi che non sono eh, italiani eh, di origine così, ma ci sono italiani che... oriundi, italiani. Eh, allora ehm, quando una squadra vince un campione è bravo, chi guarda, non sta a guardare il colore del, guarda se ha fatto gol, se ha segnato, se no, e così ehm, si fa vincere la squadra. E quindi queste, eh, questo confine. Ecco, viene un attimino eh, rivisto, capito? Allora potrebbe essere un mezzo importante di integrazione anche questo attraverso lo sport? Non c'è dubbio, ne, son, ne siamo convinti credo in tanti anche a Bruxelles e, 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 e paradossalmente il diritto dell'Unione Europea, quello della libera circolazione per esempio, con delle sentenze della Corte sullo sport ha fatto molto, perché c'era nel 1995 la famosa sentenza Bosman che è quella che ha, ha detto eh, eh, tu era all'Olanda mi pare, tu non puoi non far giocare uno straniero in squadra perché c'è una libera circolazione delle persone e all'interno del concetto di libera circolazione delle persone c'è anche la libera circolazione degli sportivi. E allora tu non mi puoi mettere una barriera nazionale, lì era dentro l'Unione Europea, non era a livello internazionale, però diciamo che le, il, le quattro libertà su cui si fonda eh, eh, l'Unione Europea, o diciamo il mercato unico, che è la libertà di circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone, e delle persone poi ha avuto delle conseguenze su quello che dici tu, ad esempio sullo sport. Spesso succede che l'Unione Europea, pur non avendo delle competenze esclusive in una materia, perché lo sport in fondo è una competenza che l'Unione Europea nei trattati ha, ma che è una competenza sussidiaria rispetto a quella degli Stati membri di organizzare eh, le, non solo le manifestazioni sportive, ma anche le regole eh, dello sport e il business che c'è dietro, però indirettamente attraverso la libera circolazione, ad esempio, è in grado di dare quelle spinte che poi portano a quella, a quella comunanza che dicevamo prima. Fermo restando, magari vorrei dare la parola anche a, a, al collega, che poi esistono anche quello che l'Europa può fare per l'organizzazione dello sport a livello regionale, a livello di un territorio, con tutto quello che sono poi i fondi strutturali, ma magari ne parliamo con, con, con te. Sì, esattamente questo lo si verifica e ci è potuto attuare, per esempio, con l'organizzazione dei giochi delle Arge Alp. Sono una serie di regioni tre per l'Italia, tre per l'Austria, tre per la Svizzera, più la Baviera. Che si sono dati, che hanno per statuto con la sua fondazione nel 72, quello che era di regolare il confronto attraverso l'economia, la valorizzazione dei prodotti agricoli, del, della mobilità, ma soprattutto la salvaguardia della cultura, l'identità e anche attraverso lo sport, eh, con lo sport eh, tradizionali come il calcio, l'atletica, ma soprattutto l'ossi nordico, che è quello di valorizzare lo sport, eh, il fisico, attraverso anche il territorio e la naturalità di, del turismo, per esempio, dei collegamenti. Ecco che questo può fare molto l'Europa e questo è essere Europa, è il confronto il confronto non solo tra persone tra, eh, tra le misure tra la prestazione che si può ottenere ma misurarsi con ciò che ci circonda l'ambiente, i posti, l'omogeneità dell'arco alpino per esempio e questo la dice lunga su quanto si può fare a livello anche culturale per me come Commissione europea è un discorso molto importante perché Giancarlo lo sa. Tu parlavi di una regione che in fondo è trasfrontaliera, che non è solo italiana, soprattutto il concetto dell'arco alpino. Noi per queste elezioni europee qui come Commissione abbiamo organizzato al di là e al di fuori dei tradizionali Citizens Dialogues, i dialoghi con i cittadini che i commissari europei, noi funzionari europei eccetera, organizziamo, in fondo una manifestazione come questa è una cosa molto simile, abbiamo organizzato per la prima volta in termini anche abbastanza capillari sui territori i cosiddetti dialoghi Transnazionali, transfrontalieri, cioè abbiamo messo insieme un pubblico di persone. L'abbiamo fatto qui con loro, con gli austriaci e, e i tirolesi austriaci, e i trentini, i veronesi e, i e, e gli altoatesini. Ma ne abbiamo fatto su tante frontiere. Abbiamo messo insieme un pubblico di persone, appunto transnazionale, e abbiamo posto loro una discussione con delle tematiche sul futuro dell'Europa, su come deve essere l'Europa, in tre tappe. E ci siamo resi conto che parlando con un gruppo transnazionale di cittadini, un po' francesi, un po' piemontesi, un po' austriaci, un po' italiani, un po' portoghesi, un po' spagnoli, alla fine ci si divide, questo gruppo di persone, misto, si divideva sulle idee, si divideva magari sull'asse destra e sinistra, politicamente, sul futuro dell'Europa, ma non si divideva secondo della nazionalità. Non è che il portoghese la doveva pensare diverso dal, da, da, dallo spagnolo. Perché era portoghese, perché era spagnolo, ma tu ti trovavi, come abbiamo visto qui, magari su alcune scelte fondamentali sul futuro dell'Unione, gli austriaci e gli Altoatesini che hanno una sensibilità più sociale di sinistra da una parte su un dato tema. E gli Altoatesini e i Veronesi, che magari hanno una sensibilità più conservatrice, tutti insieme da un'altra parte su quello stesso tema. Quindi stiamo cercando come commissione e mi. mi mi fa piacere che sia venuto fuori questo discorso della regione alpina perché è una delle regioni transnazionali su cui si può fare. Abbiamo testato quello che noi chiamiamo l'embrione di un demos europeo, cioè di un, di un popolo europeo che magari non è una nozione pesante o forte come quella che la storia ci restituisce di demos, di popolo. No, un popolo di solito è per, per la nozione che ci restituisce la storia di popolo è un qualche cosa che condivide la stessa etnia, la stessa lingua, le stesse tradizioni. C'è un'altra nozione un po' più leggera di demos, di, e, e lì sì che allora c'è un popolo europeo e non ci sono 28 popoli diversi, che condivide magari non necessariamente solo quello che ha dietro, anzi che non lo condivide per niente, perché abbiamo 28 lingue diverse, 28 tradizioni diverse, siamo 28 se vogliamo, non c'è un'unità un, un, un etnica. Ma quello che condividiamo tutti sono le sfide che abbiamo davanti per il futuro. Quindi una nozione di popolo aggiornata, magari un po' più leggera rispetto a quella etnico-linguistica, ma un po' aggiornata, che vede che abbiamo in comune quello che abbiamo davanti piuttosto che quello che abbiamo dietro, è una nozione che emerge con queste esperienze qua. C'è l'Interreg, ci sono le. No? Io ho avuto anche la fortuna di poter ricoprire la carica di assessore nel mio comune dal 2010 e 2015. E mi sono occupato di agricoltura, di commercio, artigianato e sport. Ecco che questa eh, mi è servita molto e credo che ti si deve rapportare col posto dove vivi e c'è necessità assoluta di fare rete. Perché una volta che tu conservi il posto dove vivi e eh, come lo immagini, come lo vorresti lasciare alle generazioni che arrivano dopo di te, credo che eh, di passaggio tra questo c'è anche la valorizzazione. Di tutto quello che è il tuo territorio, dei posti, dei prodotti dove, dove ottieni con quelle modalità e con quello stile, perché c'è un modo di governare il territorio e di trarne anche reddito. Poi c'è la necessità di promuovere i prodotti, e promuovendo i prodotti agricoli attraverso l'Unione Europea, facendo rete e sistema, è un modo migliore per farci conoscere, per apprezzare le eccellenze. Perché noi dobbiamo confrontarsi, ed ecco che arriviamo allo sport, passando per, per l'ambiente e per i prodotti agricoli. Perché lo sport per eccellenza porta il confronto alla misura e ti dà la dimensione, la massima espressione di cos'è la vittoria. Si vince anche mantenendo bene il territorio, tramandando le tradizioni, la cultura di un paese e eh, delle nostre identità. Promuovendo questo promuoviamo noi stessi e avremo un futuro migliore. Infatti posso dire, cioè, eh, secondo me Europa non vuol dire omologazione, no, nel senso che adesso siamo, facciamo parte dell'Europa, dobbiamo essere tutti uguali, no, anzi le, le, le nostre caratteristiche sono quelle che ci aiutano. A far sì che il nostro a valorizzare il nostro territorio, perché se a livello turistico vengono in Italia a vedere l'Italia, e perché l'Italia ha delle bellezze, ha delle caratteristiche: ha, eh, come, come arte, come natura, come cibo, cioè sono tutte cose così particolari che noi dobbiamo salvaguardare perché sono la nostra caratteristica, se no, che senso ha? Eh, essere italiano o essere, cioè, capito? Cioè, questo non vuol dire non, non condividere delle cose, però le particolarità sono quelle che ci rendono eh, diversi l'Italia dalla Francia, dalla Germania, da, da, dalla Polonia, dalla... e eh Sì, ogni regione. Ed, ed anzi, secondo me, dobbiamo... l'Europa deve valorizzare tutto questo. Poi dopo deve vigilare che ogni paese faccia le cose per bene, quello sì, ecco. Certo, a me quello che stanno dicendo loro adesso rimanda, uno che lo conoscete tutti credo, il motto dell'Unione Europea è uniti nella diversità, uniti nella diversità. E poi ricordo che esiste un principio orizzontale scritto nei trattati europei che non è altro che la, la, la trasposizione di quello che state dicendo voi, che è il cosiddetto principio di sussidiarietà, che va contro quell'omologazione che dicevi tu, che è quel principio che dice che noi dobbiamo gestire a livello europeo, quindi a livello sovranazionale, esclusivamente quei poteri e quelle competenze che ha senso gestire a livello sovranazionale. È evidente ormai che avere 27 eserciti non serve a un tubo perché dopo ti confronti con Putin e con la Cina e con l'India, eccetera. È evidente che sui cambiamenti climatici ha senso avere una, diciamo, trasferire sovranità a livello sovranazionale. È altrettanto evidente che non ha senso trasferire a livello sovranazionale tutta una serie di politiche o di decisioni che devono stare, io faccio sempre l'esempio paradossale, lo facciamo alle scuole, quando diciamo a che ora deve passare il camion delle immondizie nella tua via, non è una decisione che porti a livello sovranazionale, la tieni nel tuo comune, questo è un esempio estremo, cretino, però per dire questo principio di sussidiarietà, un principio dialettico che a Bruxelles dobbiamo sempre tenere conto, quando la Commissione europea... Una proposta proprio per evitare quella omologazione lì. C'è sempre da chiedersi: stiamo obbedendo a quel principio generale di sussidiarietà che dice: là dove puoi, tieni le cose sempre a livello più territoriale e più basso possibile. La, la, la Commissione Juncker, eh, in questo caso, aveva fatto. Aveva, aveva ripetuto molte volte una cosa che veniva anche dalla Commissione Barroso precedente, che era Europe should be big on big things and small on small things, cioè dobbiamo essere grandi sulle cose grandi. Politica estera, esercito comune, energia, eh, eh, cambiamenti climatici, eh, economia, adesso che abbiamo l'euro, eccetera. Ma small on small thing, non deve essere intrusiva sulle cose eh, delle diversità territoriali, sulle identità. È l'ardo decollonnata per dire. Non, ce lo non, ve lo non, lo non ve lo tocchiamo. Non ve lo tocchiamo, non ve lo tocchiamo. Difatti, molto c'è da dire anche sulla denominazione di origine protetta dei prodotti d'eccellenza che noi in Italia abbiamo. Eh, sta a noi nella misura giusta di, di ottenere questi riconoscimenti perché le nostre eccellenze vanno salvaguardate e vanno proposte al mondo. E non è sempre semplice però tenere l'equilibrio quando facciamo le normative a livello europeo. Perché, da un lato, c'è assolutamente la preservazione dell identità e delle identità, delle culture territoriali da cui si aggancia poi il turismo, la promozione, eccetera, dall'altro lato, noi dobbiamo preservare anche il mercato unico e quindi la libera circolazione ma io posso preservare la libera circolazione solo se ho degli standard comuni. Allora a volte si svariona e ci sono degli eccessi e tutti ci incazziamo perché diciamo che la pizza deve essere fatta in un certo modo ma vuoi che la Bruxelles mi debba dire come devo fare la pizza io. Però d'altra parte ci sono delle norme igienico-sanitarie ad esempio che vanno ottemperate da tutti i paesi per preservare quel bene comune che è il bene più grosso se vogliamo dell'Unione che è uno spazio di mezzo miliardo di persone, che è un mercato più grande di quello degli Stati Uniti, è il più grande mercato al mondo, di 500 milioni di persone, dove oggi il ventenne di Reggio Calabria piuttosto che il ventenne irlandese può spendere le sue opportunità, il suo curriculum, le sue potenzialità, i suoi sogni, le sue capacità in un cortile. Che è grande, 500 milioni di persone, piuttosto che quello dei suoi nonni, dove poteva muoversi solo nell'ambito di Reggio Caldo. Va anche preservato questo. Allora a volte ci sono le norme tecniche che armonizzano e noi ci arrabbiamo, magari. Però abbiamo i disciplinari di produzione che ci permettono di noi decidere e di dire come otteniamo un prodotto, come lo, come lo portiamo al consumatore finale, ed questa è una forza che noi dobbiamo far valere. Questo è il principio di sussidiarietà, poi nei, nei... dal basso: perché i sapori, i profumi, le cose, e caspita, cioè io faccio parte della generazione che i sapori, gli odori, le cose erano, eh, ancora me li ricordo, capito? Allora, delle volte dico, vado al mercato, dico che bella frutta, che bella cosa, poi la mangi e ti casca tutto perché dice, non c'ha più il sapore, se tu chiudi gli occhi, non sai se mangi una mela, una pera, una pesca. Però non è l'Europa, non è Bruxelles il colpevole. Non eh? è Bruxelles. So. Va no, <ride> due, due domande sportive per Sara Simeoni, poi apriamo un po' al dibattito. E la prima domanda sportiva è legata alla questione di genere. E io immagino che Sara Simeoni è una delle più grandi atlete italiane del, del secolo, del XX ven, secolo, e immagino che quando gareggiava come donna veniva vista un po' come una marziana. Cioè, come un qualcosa in una società nella quale lei aveva, eh, Sara Simeoni aveva un'autodeterminazione un totalmente diversa rispetto alle donne del tempo e appunto la mia domanda volevo chiedere come oggi, come vede la situazione dello sport femminile, professionistico di altri livelli rispetto ai tempi in cui gareggiava. La seconda domanda invece... Riguarda i grandi eventi, eh, Sara Simeoni è nella commissione dei grandi eventi del, del CONI. E, tocchiamo Ferro, eh, Milano Cortina 2026. E, Sara Simeoni, cosa gli piacerebbe fare? Quale disciplina sportiva gli piacerebbe fare se, fosse, se facesse una disciplina invernale? Allora, la prima era, eh, mi sono già dimenticata. No, la la ah, prima era la questione di genere, no? Ehm, beh, faccio parte di, di quella generazione, capito? Dove intanto quando ho cominciato, ho cominciato non sognando di vincere le Olimpiadi o fare il record del mondo, ma semplicemente per ritrovarmi coi coetanei perché mi sembrava un sogno esagerato quello, però mi è servito per darmi. La, la giusta regola nel senso che io ho, sono cresciuta ehm, non all'improvviso con i risultati e, e quindi mi sono trovata ad andare alle olimpiadi così senza sapere perché cioè alla prima sì è stata così però ehm, ho avuto modo di allenarmi, di fare delle esperienze che mi hanno fortificata e quindi la, la tranquillità anche nelle gare veniva soprattutto dalla tranquillità di sapere di aver fatto le cose che potevo fare e quindi di sapere che cosa potevo aspettare da me stessa, capito? Cioè se ero in grado di fare un 80 non potevo andare in gara e essere delusa perché non avevo fatto due metri, me ne accorgevo da sola di quello che valevo e di quello che potevo fare. Quindi sono cresciuta così e, ed è stato un, poi probabilmente perché ho sempre preso lo sport anche come un qualcosa che mi permetteva di fare delle esperienze che non avrei fatto e quindi importanti per quel periodo lì. Probabilmente mettevo, eh, ogni volta spostavo il mio obiettivo, capito? E quindi l, l, ero, ero sempre conscia ecco, di quello che, che potevo valere e ottenere e chiedere da me stessa. Perciò non sono mai stata delusa più di tanto. Poi probabilmente anche perché se vincevo o perdevo... Cioè, non è che ne facessi una tragedia, capito? Faceva parte del gioco, semplicemente accettavo questo. Ehm, forse sono andata fuori tema. Sono nel tema, ma non mi ricordo più, sarà la vecchiaia. Se dovessi andare a Cortina, allora... Eh, non so, do, mi piacerebbe, io sono entusiasta di tutto lo sport eh, perché anzi la cosa bella che hanno i, i giovani oggi è che hanno delle opportunità sportive che noi ci sognavamo perché, soprattutto per una ragazza, non andavi fuori da una mano, vero? Atletica, pallavolo, pallacanestro, ginnastica, nuoto, finito. Allora invece oggi c'è la possibilità di fare tantissime cose e questo è bello perché ti metti alla prova su tante cose. però se noi vogliamo che lo sport ci serva qualcosa, dobbiamo impegnarci, non far qui e là, perché poi si rischia di, di dire: provo questo, non mi riesce, non sono capace, faccio un'altra cosa. E così. Capito? Non mi impegno mai. Allora se è così non ti serve a niente lo sport. Cioè ti serve solo per divertirti e è morta lì. Ma, ma quello che lo sport ti può trasmettere come insegnamenti e, e, e per farti crescere non te lo dà se lo fai così. Te lo dà solo se ti impegni e vuoi migliorare. Perciò neanche nello sci... Una volta andavo pazza per la discesa libera, mi sarebbe piaciuto un sacco fare la discesa libera. Oggi se li vedo dico cavoli, questi si ammazzano. Allora, però la discesa, o il gigante, o il freestyle. Ecco, cioè ce ne sarebbero di cose divertenti. Anche il pattinaggio, cioè... Intanto vediamo se lo fanno qui in Italia, così magari andiamo a vedercelo. No, Poi... Io volevo fare un'osservazione, lanciare un contributo. Dopo chiederei a Alessandro se può fare un flash pratico sulle, sulle lezioni, sul come andare a leggere, per dopo lasciare la parola al pubblico. Io volevo rifarmi a quanto aveva detto sia Sara che, che Fulvio prima eh, sul discorso dell'integrazione dei migranti. Credo che l'atletica leggera sia. Forse lo sport dove viene maggiormente eh, dove si concretizza maggiormente questa integrazione, credo che nazionali italiane come quelle di atletica leggera, dove ci sono così tanti ragazzi e ragazze che provengono di origini di altri paesi, non ci siano. Credo che sia la massima espressione. Poi, insomma, su Ganotto mi viene in mente eh, Osman Jate, un ragazzo della Valsugana, un profugo che dal Ghana, non mi ricordo il nome, che si è integrato nel mondo grazie allo sport e grazie all'atletica leggera. E quindi partendo da questo discorso qua, una proposta che, che vi butto lì a, a tutti e due, in quanto membri della, della FIDAL di due regioni eh, di diverse, c'è un bando annuale della Commissione europea che eh, promuove e che finanzia progetti per l'integrazione dei migranti e delle persone con difficoltà attraverso lo sport. L'Aquila Basket sta portando avanti due progetti qui a Trento. Un'idea per il futuro potrebbe essere quella, magari, mettendo assieme anche le due sezioni della FIDAL o la FIDA nazionale oppure quella di una regione, di presentare un progetto che eh, esalti ancora di più questa integrazione dei, dei migranti e dei profughi attraverso, attraverso lo sport, attraverso l'atletica leggera, visto l'esperienza che già c'è nel campo dell'atletica. Dell io credo che eh, qualunque ragazzo si accinga a praticare l'attività o gareggiare o mettersi in gioco, tutte le nostre società, noi ne abbiamo 43 in Trentino, sono disponibili, accoglienti e da qualunque vallata e ci siano, credo che ci sia la massima apertura. Lo è così anche per la Fida al Trentino. Se noi sappiamo che c'è qualcuno interessato è accolto a braccia aperte, credo, perché non si, fa, non si fanno assolutamente queste distinzioni, perché ci accomuna... Eh, la pratica dello sport e la pratica dell'atletica leggera. Quando si hanno queste fondamenta non si guarda chi è, da dove viene o cosa perché ci deve solo accumulare la pratica dello sport e la crescita, perché attraverso lo sport noi abbiamo la fortuna oggi di avere qui Sara Simeoni, ma di Sara Simeoni ce n'è una in un secolo in Italia. Però eh sì, direi ha vinto le Olimpiadi, il record del mondo, questi sono i dati però eh, ci sono anche sportivi mediocri. Personalmente ho praticato calcio per 21 anni e poi l'atletica facendo anche le maratone questo, ma a livello modesto, però mi ha permesso, parlo personalmente, di poter fare l'assessore allo sport del mio comune con cognizione di causa e questa è già una vittoria perché se noi mettiamo a fare l'assessore allo sport di un comune, che ne so, della Valsugana, visto che ti vedo di fronte, e non ha mai praticato lo sport e non sa quali sono le pratiche dello sport, difficilmente può essere a contatto e a risolvere oppure rapportarsi con i problemi dello sport. Questo è far crescita. E allora quando si conosce una cosa, anche se è negativa, una malattia, la si apprezza e la si difende. Ecco che quando noi siamo di fronte a degli esempi sportivi, positivi, non possiamo che esaltarli e tramutarli e portarli al massimo livello. Questo è il miracolo che lo sport fa e deve fare. Il resto lasciamolo in pettegolezzi. A noi ci serve crescere e crescere nel modo sano, giusto per il fisico ma anche per la mente. Anche perché i ragazzi, i ragazzi extracomunitari che si avvicinano allo sport hanno una voglia? No. Eh, perché ce ne sono tanti, magari? Perché questi hanno proprio voglia di fare attività, non hanno paura, magari del sacrificio. Perché così. Noi siamo un pochettino più comodi ultimamente. E allora, se sudi, se prendi freddo, prendi l'acqua, cose, insomma, abbiamo un sacco di problemi e non, non va bene perché eh, dobbiamo anche mettere i nostri figli davanti. A delle difficoltà e fare in modo che imparino a superarsele. Capito? Perché se lo fanno così è bene, se no, se invece noi siamo i primi a, a risolvere i problemi, loro no, non si rendono neanche conto poi se un problema è realmente importante. C'è l'importanza da dare proprio a no? un problema rispetto a un altro. E lo sport ti insegna a. Um, a essere più facile su tante cose, a adattarti no? a situazioni diverse. Ti guadagni sul campo eh. quello che, sudando, è il frutto del tuo lavoro. Chiederei a Alessandro, adesso ti avvio la presentazione. No, ma guarda, non, guarda, non serve neanche, credo no, facciamo una cosa più, oh, più okay. che non voglio tediare. Ah, però prima è in... prima riferimenti, dai riferimenti di, di Fulvio all'aspetto dei prodotti di qualità è venuta fuori la sua altra attività di castanicoltore, di referente di castanicoltori della zona. Sì, non potevo esimermi da questo perché io mi occupo da sempre di castanicoltura. Ho fondato l'associazione Tutela dei Maroni di Castione che è un'eccellenza a livello italiano. Poi sono stato anche tra i fondatori dell'associazione Nazionale Città del Castagno che oggi sono vicepresidente e per la prima volta in Italia pensate dall'11 al 14 giugno prossimo Abbiamo portato il convegno nazionale sul castagno, che si svolge ogni cinque anni, proprio a Pergine e Valsugana, con l'organizzazione della SOI e della fondazione Edmund Mac. Ecco che allora questi eventi, col collegamento col territorio e coi prodotti, si deve fare assolutamente rete. L'Italia è grande, l'Europa ancora di più, ma noi a pieno titolo, se siamo nell'Europa con le nostre peculiarità. Svolgeremo appieno il nostro e l'altrui ruolo. Però non siete stati campanilisti fino in fondo perché dovevate portarla a Castione. Sì, ogni... esattamente, questo le... è stato veramente il le tema. Visto che le... ho scoperto che anche le tue origini, siamo due proprio di Castione qui mio oggi, nonno, mio nonno tuo nonno era di Castione, le nostre origini. Non siamo, è vero, eh. perché principalmente il convegno si doveva svolgere a Castione di Brentonico eh, sì? perché lì era la sede naturale perché lì nel 2009 è nato il tavolo tecnico della frutta in guscio sul castagno al Ministero delle Politiche Agricole e questo è stato per noi un vanto, un coordinamento a livello nazionale di questa eccellenza che si parla di produzioni, di territorio, di come e anche di come si vuole il futuro attraverso un prodotto. Sì, sì, c'è sempre un ancoraggio sempre più territoriale e particolare. Io, eh, chiedendovi anche di interrompermi in qualsiasi momento, devo fare questa eh, breve carrellata, 5 minuti, perché andiamo a votare il 26? Allora io vi parlo come Commissione europea, quindi con una neutralità politica assoluta, nel senso che non diamo nessun tipo di, ovviamente, di indicazione di voto, ma ci teniamo molto a che si capisca perché e che senso ha andare a votare per il Parlamento europeo oggi, nell'Unione europea del 2019. Parto con una provocazione al contrario. Chiunque vi dica che a Bruxelles siamo una manica di eurocrati autonominati e senza nessuna legittimità eh, democratica e che regola la vita degli altri senza avere un mandato democratico, una legittimazione, si scontra con il fatto che il 26 di eh, maggio 28 paesi, in un esercizio di democrazia che è il più grande del mondo, secondo solo l'India credo, andiamo a votare a suffragio universale diretto per un Parlamento europeo che fa le leggi europee che ci toccano a tutti. Oggi ci sono ambiti come l'ambiente, l'energia, che toccano la nostra vita quotidiana, tra l'altro, dove fino all'85% delle leggi nazionali, le leggi italiane, quelle che fa la Camera e il Senato a Roma, non sono altro che trasposizioni paro paro di norme, regolamenti e direttive europee. Se questo è vero è evidente che l'esercizio di democrazia che noi facciamo andando a votare per un Parlamento europeo, che è quello che insieme al Consiglio degli Stati le fa le leggi europee, quelle che poi il Parlamento italiano può solo trasporre e tradurre, è un esercizio fondamentale. Perché se a me non piace l'Unione europea di oggi, che è una cosa perfettamente legittima, devo sapere che con il mio voto al Parlamento europeo posso dare una forma e un colore, a livello politico, alle politiche che vengono da Bruxelles. Esattamente come votando per il Parlamento nazionale a Roma io do una forma o contribuisco a dare una forma e un colore alle politiche che vengono da Roma, considerando poi che in uno Stato come in, uno stato, in una, in una eh, Unione come l'Unione Europea tantissime competenze non sono più nazionali, ma sono appunto competenze esclusive dell'Unione Europea. Noi il 26 andate a votare per un Parlamento eletto a soffragio universale diretto da 27, 28 paesi. E poi già il discorso Brexit, se vogliamo, eccetera, che è a pieno titolo un colegislatore con il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio dell'Unione Europea è il Consiglio degli Stati, dove il ministro dell'agricoltura italiano con gli altri 27 ministri dell'agricoltura intorno a un tavolo discutono delle direttive e dei regolamenti europei, che poi ci toccano a tutti noi, e lo deve codecidere insieme al Parlamento Europeo, che è eletto da voi. Quindi è un po' la camera alta e la camera bassa, no? come in una federazione. In Germania c'è la Camera che rappresenta gli Stati e la Camera che rappresenta il popolo, il Bundestag. Qui in Europa c'è il Parlamento europeo che rappresenta il popolo europeo, e lo eleggiamo tutti noi, dove non ci si divide per nazionalità ma per idee, per partiti politici. E poi c'è il Consiglio degli Stati. Quando sentite dire il Consiglio dell'Unione europea, non è altro che i rappresentanti dei 28 Stati che in collaborazione, in cooperazione, diciamo in codecisione con il Parlamento europeo, decidono quelle norme che ci possono benissimo non piacere, ma allora cambio il mio voto. L'Unione europea è un'esperienza politica che può essere letta con le stesse lenti con cui noi, bene o male, leggiamo la divisione dei poteri a livello nazionale. C'è un potere legislativo in Italia? Sì, è il Parlamento, la Camera e il Senato. C'è un potere legislativo in Europa? Sì, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea. Ho io, cittadino, modo di influenzare le maggioranze politiche e le sensibilità e le priorità politiche che ha il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea? Sì, andando a votare il 26 maggio, ficco dentro il Parlamento una maggioranza diversa da quella che c'è oggi, se non mi piace l'Unione europea di oggi. E votando il mio governo nazionale voto il rappresentante che nel Consiglio dell'Unione Europea andrà a contribuire insieme al Parlamento a fare le norme nazionali. Quindi prima cosa, non andate a fare una cosa inutile il 26 maggio, andate a votare un Parlamento che ha pieni poteri di colegislatore. Poi si può dire che non è un Parlamento esattamente uguale ai Parlamenti nazionali perché in realtà non ha il potere dell'iniziativa delle leggi, è solo la Commissione Europea di cui faccio parte come funzionario, non a livello politico, che può mettere sul tavolo del Parlamento europeo e del Consiglio una proposta di legge europea perché il Parlamento europeo e il Consiglio la approvino. Questa è una differenza che c'è rispetto agli Stati membri. Negli Stati normali, come in Italia, l'iniziativa delle leggi ce l'hanno i parlamentari ovviamente in Parlamento, ma in molto ce l'hanno anche i governi, i quali possono mettere in eh, Parlamento una proposta di legge. In prima battuta è il parlamentare che ha l'iniziativa delle leggi, i partiti dentro il Parlamento. Nell'Unione Europea no, il Parlamento Europeo non ha l'iniziativa delle leggi, ma può solo decidere le leggi che la Commissione Europea gli propone. La Commissione Europea è un po' il governo, no? è un po' l'esecutivo. Perché c'è questa differenza a livello europeo? europeo a livello nazionale perché il Parlamento europeo che diciamo è un Parlamento adulto che è un colegislatore a pieno titolo eccetera non ha ancora il diritto di iniziativa legislativa perché i padri fondatori nel, nel 1958 hanno deciso di dare alla Commissione europea che è l'unica istituzione che rappresenta gli interessi collettivi dell'Unione europea nel suo complesso o della comunità europea le hanno dato il monopolio dell'iniziativa legislativa questo perché perché se tu l'iniziativa legislativa per le cose europee la davi agli Stati o al Parlamento europeo che all'epoca non era manco eletto a suffragio universale, avresti avuto un movimento che non era in avanti sempre verso una sempre maggiore integrazione, ma gli Stati avrebbero fatto quelle proposte e si sarebbero messi d'accordo su quelle proposte che non portavano sempre verso un moto unidirezionale, verso una sempre maggiore integrazione, ma avrebbero negoziato al minimo comune denominatore e non sarebbero mai andati avanti nell'integrazione dando invece alla Commissione europea il monopolio dell'iniziativa legislativa, cioè dando solo alla Commissione europea il potere di proporre le leggi europee che poi Parlamento e Consiglio adottano, abbiamo assicurato quel moto. Che sta nel preambolo dei trattati, che è una Ever Close Union, che è un'Unione sempre più stretta, quel moto verso un'Unione sempre più stretta che alla fin dei conti ci ha assicurato poi 60 anni di pace, con il premio Nobel dato all'Unione Europea per quella promessa mantenuta di 60 anni di pace. Quindi si dice sì, vado a votare il 26 maggio per un Parlamento europeo che però non è un Parlamento pienamente adulto perché non ha l'iniziativa legislativa. È vero. Tant'è che si discute oggi di riformare i trattati per dire ma se siamo arrivati fin qui e veramente il Parlamento europeo è un Parlamento compiutamente adulto dovremmo dargli anche l'iniziativa eh, delle leggi. Oggi il Parlamento europeo e il Consiglio, pur eletto a suffragio universale diretto, il Parlamento europeo da tutti voi, è un Parlamento che non ha l'iniziativa legislativa però decide e approva e emenda le leggi insieme al Consiglio. Seconda cosa che fa il Parlamento europeo che il 26 maggio andate a eleggere, che è fondamentale, dà la fiducia al governo europeo. In ogni democrazia un governo c'è perché c'è un Parlamento che gli dà la fiducia. Oggi c'è il governo Conte perché c'è una maggioranza al Parlamento italiano che gli ha dato fiducia così com'era con Renzi, con, con, con Berlusconi, con chiunque. Ebbene, oggi c'è la Commissione Juncker che è la Commissione l'esecutivo, il governo dell'Unione Europea, esclusivamente mica perché si sono autonominati da soli, perché il Parlamento europeo che nel 2014 avete eletto tutti voi ha dato la fiducia e ha posto in essere un esecutivo comunitario che è la Commissione europea, il momento in cui il Parlamento europeo dovesse sfiduciare la Commissione europea, a norma dei trattati, la Commissione europea il giorno dopo si deve dimettere esattamente come il governo Conte o il governo italiano si deve dimettere se il Parlamento europeo gli toglie la fiducia. Quindi col cavolo che, se, che in Europa c'è una, una manica di eurocrati che non è eletta da nessuno. Oggi la Commissione europea, che ha molti poteri, come voi sapete, non solo di regolazione, ma anche, lo dicevo prima, di iniziativa delle leggi europee. E quindi quello che pensa la Commissione europea destra, sinistra, sociale, mercato, il tipo di interpretazione che l'organo politico Commissione europea dà alle leggi e alle politiche europee è molto molto determinante, però è determinato dal voto vostro. Perché la Commissione Juncker oggi c'è perché avete messo nel Parlamento europeo una maggioranza di un certo tipo, il 26 di questo mese mettete nel Parlamento europeo una maggioranza di un altro tipo, verrà fuori una Commissione europea. Che ha il monopolio di proporre le leggi europee che ci toccano tutti noi, con delle sensibilità diverse. Quindi c'è un collegamento democratico diretto tra quello che andate a fare il 26 maggio e quello che è poi le politiche che ci ciucciamo tutti, avendo delle leggi che per l'85% non sono altro che la trasposizione eh, di leggi europee. Poi ovviamente c'è la politica dietro. Ogni partito che voi vi troverete sulla scheda il 26 maggio. 5 Stelle, Forza Italia, Lega, PD o quant'altro, è un partito che fa parte di una famiglia politica europea. Il PD fa parte del, eh, dei parti, del Partito Socialista Europeo. Uh, Forza Italia fa parte del Partito Popolare Europeo, i 5 Stelle oggi non sanno bene di cosa fanno parte, ma una fa cercheranno di creare un gruppo europeo e una famiglia politica a livello europeo, la Lega di una famiglia politica europea con delle sensibilità più sovraniste, eccetera. E ognuna di queste famiglie politiche europee ha un candidato alla presidenza della Commissione Europea. Oggi, diciamo nel 2014, se tu votavi Forza Italia sapevi che contribuivi facendo Forza Italia parte della famiglia dei popolari europei e avendo i popolari europei come candidato alla presenza della commissione Jean-Claude Juncker, io se votavo Forza Italia nel 2014 contribuivo ad avere la commissione Juncker. Se votavo PD nel 2014 alle europee contribuivo ad avere la commissione, che non poi non c'è stata, Schulz, perché Schulz era il candidato tedesco per i socialisti europei di cui il PD faceva parte. Quindi io vi chiedo di alzare la mano con un esercizio di onestà intellettuale, compresi voi due. Chi sapeva nel 2014, quando abbiamo votato per le europee l'ultima volta, che votando il partito X o Y che avevate sulla scheda c'era collegato un Presidente della Commissione europea? Quanti di voi lo sapevano? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei su quanti siamo qua, 60. Allora, è evidente, è evidente che c'è un grosso problema di comunicazione, di informazione e c'è un problema anche di sapere per che cosa andiamo a votare. Quando io dico che la Commissione europea ha il monopolio dell'iniziativa delle leggi europee... Vuol dire che come cittadino mi deve interessare se le fa rotonde o le fa quadrate le politiche dell'Unione Europea, se le fa di destra o di sinistra, secondo le mie sensibilità e valori di cittadino, se le fa più sociali, più liberali, più di mercato, perché poi me le ciuccio io. Allora, capire oggi, ad esempio, sapere, e vi invito tutti a guardare Rai News 24 il 15 maggio la sera, dove ci sarà il confronto tra tutti i candidati alla presidenza della Commissione europea, c'è un tal signore che si chiama Weber tedesco che è il candidato alla presidenza della Commissione europea per i popolari e quindi io devo sapere che se mi piace quello lì in Italia devo votare Forza Italia oppure quelli che fanno parte dei popolari, se mi piace Timmermans che è il candidato per i socialisti europei del centro-sinistra devo sapere che devo votare PD in Italia o i 5 Stelle o è a seconda di chi ha espresso, vengono chiamati in tedesco Spitzenkandidaten, sono i candidati delle famiglie politiche europee per la presenza della Commissione che tanto è tanto importante poi nella nostra vita quotidiana per le leggi sul castagno oppure sulla, su sulla politica estera, sulle alleanze, sull'energia, sul cambiamento climatico, sull'economia, quanto l'abbiamo visto, eccetera. Juncker in questa Commissione qui ha interpretato politicamente non tecnocraticamente, ma politicamente, il patto di stabilità e crescita in un certo modo flessibile, che ha dato 30 miliardi di flessibilità all'Italia al di fuori e al di sopra dei fissi parametri di Maastricht, perché l'ha interpretato in un certo modo suo. Tant'è che i tedeschi si sono eh, eh, incazzati parecchio di questa interpretazione politica, e tanti altri invece hanno rimproverato a Juncker di non aver fatto di più. Perché ne ha fatto un'interpretazione politica, ma Juncker è espressione di una maggioranza nel Parlamento europeo. Non vi piace? Non vi è piaciuto? Bisogna votare un'altra famiglia politica europea. Tutto questo per dire, ricordiamoci che il 26 maggio non andate a fare una mera riproduzione di quello che è il voto nazionale. È cretino pensare di andare a votare PD, Forza Italia, 5 Stelle, Lega, sinistra e destra o quant'altro pensando solo alla dinamica nazionale, perché poi quella gente lì avrà potere solo ed esclusivamente, il deputato che mandate, solo ed esclusivamente nel, nella misura in cui farà parte di una famiglia politica europea che nel Parlamento europeo darà una maggioranza o sarà in minoranza rispetto a una Commissione europea e a una maggioranza a livello europeo che farà quelle leggi che, de, declina, cioè che, che definiscono poi la qualità dell'aria che respiriamo, la qualità dell'acqua che beviamo, il tipo di lavoro che avremo, la sostenibilità delle fonti energetiche che usiamo quando accendiamo la luce, perché è tutta roba che si decide a livello europeo. Quindi è un esercizio politico, non è un esercizio tecnico quello che andiamo a fare, da un lato, dall'altro lato non è un esercizio nazionale e i giovani e le generazioni nuove sono quelli che lo sanno meglio di tutti dobbiamo cominciare a pensare che noi siamo governati, sì, dal mio comune, dalla mia provincia, dalla mia regione, dalla nazione, ma per una grossa parte, sempre più grossa, siamo governati da un livello di governance che è europeo. E non perché l'hanno voluto gli europeisti, e non perché l'hanno voluto gli euroentusiasti, ma semplicemente perché, parlo forte perché Diluvia, in un mondo sempre più piccolo... Le variabili che toccano la mia vita quotidiana è impensabile gestirle solo a livello nazionale o subnazionale, perché se io vado a parlare come Italia alla Cina di cambiamento climatico faccio ridere da solo. Semplicemente non è che sono sbagliato, non mi, asco, non mi sente nessuno. Se io come Italia penso di parlare all'Africa dei flussi migratori, che sono un fenomeno epocale, globale, come Spagna, Italia o Lussemburgo da solo, non è che è sbagliato, è che faccio ridere, non ho nessun impatto. Quindi la realtà di cui dobbiamo cominciare a renderci conto, andare a votare il 26 maggio, è che io non è che devolvo sovranità a Bruxelles, semplicemente per gli stati membri che piccoli come sono, in un mondo globale, la sovranità l'hanno già persa, non perché gliela ha presa Bruxelles perché andare a parlare di cambiamento climatico alla Cina fa ridere e quindi l'abbiamo persa nei fatti, condividerla a livello continentale per avere una voce unica, è l'unico modo per riprendermi una sovranità che come Italia ho già perso e non perché l'ha voluto il governo europeista eh, di un certo tipo. Quindi non è trasferire o cedere sovranità. È condividere sovranità per recuperarla avendola altrimenti in alternativa già di fatto persa. Questa è una consapevolezza che va presa quando andiamo a votare per il Parlamento europeo e quelle mani che si sono alzate così sparute di chi sapeva eh, prego, di chi sapeva che andando a votare per il partito X c'era collegata un'idea di Europa diversa, andate a vedervelo il 15 maggio. Il 15 maggio alle no, dalle 9 di sera alle dieci e mezzo di sera, poi Europe Direct e Giancarlo sanno anche poi magari organizzare qualcosa intorno a questa Eurovisione, ci saranno, come c'era Hillary Clinton contro Trump, ci saranno un candidato per ogni famiglia politica europea che ti dice io voglio essere presidente della Commissione, vota a me, quindi vota ai partiti che mi sostengono, perché io ho quest'idea di futuro dell'Unione e tu come cittadino decidi. Cosa ti piace, e cosa no? Dopodiché, può darsi che non venga fuori che il Presidente della Commissione sia uno di quelli lì. Perché adesso, con i sovranisti, che hanno una maggioranza che non sarà mai una maggioranza, ma che è maggiore di prima, servirà una coalizione di famiglie politiche europee e quindi poi bisogna vedere quale alleanze chi ci sarà. Ma è la stessa roba che succede a livello nazionale, prego Giancarlo. Cioè, sì, no, no, volevo fare qualche precisazione a quello che lei ha detto, perché. Alcune cose sono d'accordo sul semplificare, sul convincere la gente ad andare a votare, però dobbiamo anche dire che il Presidente della Commissione europea lo indica il Consiglio europeo, non lo indica il Parlamento, noi cittadini, i partiti europei, alcuni, non tutti, perché per esempio i partiti sovranisti, quelli a cui appartiene la Lega, non hanno indicato un candidato Presidente. Ehm... I partiti hanno indicato un candidato presidente, c'è Weber per i popolari, c'è Timmermans per i socialisti, la Keller per i verdi e così via. Però chi in base ai trattati ha il potere di indicare il presidente è il Consiglio, eh, il Consiglio europeo, sono i governi che indicheranno e poi il Parlamento dovrà dare la fiducia. Però il primo negoziato avviene a livello di governi, infatti il 28 maggio si incontrano i governi e diciamo, eh, l'altra volta andò... Bene per il sistema dello spizzo e candidato perché c'era Juncker, il Partito Popolare aveva una certa maggioranza e quindi passò. Eh, questa volta non è affatto detto che sia così perché la il Partito Popolare, secondo i sondaggi, perderà molto, quindi ci sarà molto più negoziato eh, tra, anche tra governi e Parlamento. Ma Macron ha già detto: Io lo spizzo e candidato non lo riconosco. Per cui per me non esistono quelli, e il Consiglio Europeo di febbraio ha già detto: Non lo riconosco, il sistema degli spizzi e candidati. Andare a votare è importante forse ancora di più perché, se andiamo a votare in pochi, il Parlamento conta poco, se andiamo a votare in tanti, il Parlamento conta molto di più perché il Parlamento, ad esempio, un candidato, eh, il caso fu italiano, Buttiglione, fu rifiutato dal Parlamento, indicato da un governo italiano, fu rifiutato dal Parlamento. Quindi il Parlamento ha enormi poteri, come dice. però eh, ricordiamo che il sistema è un po' più complesso e l'importanza di andare a votare è sia per dare un'indicazione ma sì anche andarci proprio per far pesare, perché se andiamo a votare il 40% degli europei il peso è molto relativo, i governi hanno molta più mano libera politicamente. Ecco, volevo precisare queste certo. due cose. Giusto però eh, preciso una cosa, eh, vediamo bene qual è la procedura allora, perché poi per capire quanto contiamo, come dice lui giustamente bisogna capire che cosa prevedono i trattati. Si vota il 26 maggio, c'è un Parlamento europeo eletto da tutti noi, con delle maggioranze. Il trattato dice il Consiglio europeo, cioè i capi di Stato e di Governo, no? Conte, Macron, eh, la Merkel, eccetera, dice il trattato, tenu tenuto conto del risultato delle elezioni europee, tra di loro, giustamente, come diceva lui, propongono un candidato alla presidenza della Commissione europea. Il Parlamento europeo, quello eletto da voi il 26, a quel punto elegge, il trattato dice elegge, il presidente della Commissione europea. Non la Commissione europea come collegio, quello viene dopo. Il presidente della Commissione europea, proposto, è vero, dal Consiglio europeo, cioè dai capi di Stato e di Governo, viene eletto a luglio dal Parlamento europeo, votato da tutti noi. A quel punto. Il Presidente eletto, proposto dal Consiglio europeo ed eletto dal Parlamento europeo, alza il telefono, chiama i 28 capi di Stato e di Governo e gli dice, sulla base della mia caratura politica, della mia programma, eccetera, caro Conte, chi mi dai come commissario europeo? Perché la Commissione europea è fatta da un commissario per Stato membro. Conte gli dice ti do Pinco Pallino. Io, Presidente della Commissione europea eletto, posso dire a Conte no. Non mi, non è, hai diritto a un commissario. Ma questo qui non è una caratura sufficiente, non sono d'accordo. Se dico di sì, e sono negoziati politici poi evidentemente, ogni capo del governo mi dà un commissario. A quel punto io, come Commissione europea, ma non più solo come presidente, ma come collegio, uso una parola. Del Governo nazionale, non più come Presidente del Consiglio, ma come Consiglio dei Ministri, cioè come governo collegiale, quindi con tutti i commissari, mi ripresento un'altra volta, una seconda volta davanti al Parlamento europeo. Prima mi ero presentato da solo per essere eletto come Presidente del Parlamento della Commissione europea, indicato dal Consiglio europeo. Adesso mi ripresento come collegio di commissari, quindi come Commissione europea intera, e becco il voto di fiducia, che quello è un voto politico su un programma. Pensate un po' per dire quanto è il livello di controllo democratico che il Parlamento ha sulla formazione del governo europeo che è la Commissione, a differenza che negli Stati membri non solo il, il Parlamento europeo che andate a eleggere eleggerà il Presidente della Commissione e darà la fiducia alla Commissione come collegio, ma fa delle audizioni a ogni singolo commissario e diceva bene eh, lui prima quando diceva che il Parlamento europeo è successo più di una volta, non solo con Buttiglione, che ha rifiutato un singolo commissario. Allora, se io Presidente della Commissione voglio dare a Buttiglione, Berlusconi all'epoca diede a, eh, 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 a Barroso, la seconda Commissione Barroso che rappresenta la Commissione, Buttiglione come commissario. But, eh, Barroso decise di, dare a, di proporre a Buttiglione un portafoglio di competenze che aveva a che fare con i diritti della cittadinanza. Come dire, Conte decide di dare al Ministro X quel ministero là. Il Parlamento europeo ha fatto, come con tutti gli altri commissari, un'audizione, un grilling, lo chiamiamo perché va sulla graticola, al candidato commissario europeo Buttiglione il commissario europeo Buttiglioni non il commissario europeo, il candidato commissario europeo Buttiglioni all'epoca fece delle dichiarazioni sugli omosessuali eccetera, che non andarono giù alla maggioranza del Parlamento europeo che aveva una sensibilità più liberista, liberale o come la volete chiamare voi, opinabile eh? non è un giudizio politico che do vi racconto come è successo, hanno detto a Barroso no, questo qui non va bene come commissario e Berlusconi se l'era dovuto riportare a casa e ci ha messo frattini all'epoca, quindi voi avete visto quando Renzi ha mandato a, a, a Bruxelles la Mogherini, che era ministro degli Esteri, e ha subentrato Gentiloni come ministro degli esteri avere un grande dibattito parlamentare che poteva rifiutare questo cambio di ministri da uno all'altro? No, nei governi nazionali. Bene o male, è il Presidente della Repubblica che nomina i ministri su proposta del Primo Ministro finisce lì. In Europa ogni singolo Commissario europeo deve essere approvato dal Parlamento europeo. Quindi se volete lo scrutinio democratico, il controllo democratico sul Parlamento che andate a votare voi sulla Commissione che viene fuori è di tre livelli. Elegge il Presidente della Commissione, il Parlamento europeo, è vero, solo su proposta del Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo, poi dà una, un ok a ogni singolo commissario e poi da un voto di fiducia politico alla Commissione e glielo può revocare in qualsiasi, in qualsiasi momento. Altra cosa vera che diceva lui: gli Spitzenkandidaten, che sono i candidati di ogni famiglia o di quasi tutte le famiglie politiche europee alla presidenza della Commissione, potrebbero non essere nessuno di quelli quelli che ci ritroviamo alla Presidenza della Commissione. Per il motivo che dicevo prima, perché poi bisogna fare dei negoziati di coalizione. E siccome i partiti cosiddetti sovranisti, la Lega o tanti altri, nel Parlamento europeo si prevede che abbiano un peso sempre minoritario rispetto alle forze europee, ma maggiore rispetto ad oggi, probabilmente per creare un governo europeo, una coalizione e una maggioranza dentro il Parlamento europeo non basteranno più come sempre sono bastati i socialisti e i popolari, ma come minimo serviranno i socialisti, i popolari e liberali. E forse anche i Verdi. Quindi ci vorrà una dinamica di coalizione. Ora no, non è detto che lo Spitzenkandidaten del partito che prende più voti, perché c'è Juncker oggi. Oggi c'è Juncker perché il Partito Popolare Europeo è quello che ha preso più voti il giro precedente. E il principio degli Spitzenkandidaten è quel principio che dice: diamo la presidenza della Commissione al candidato presidente della Commissione che viene dal gruppo politico che avrà più seggi, il più grosso. È funzionato nel 2014 perché alla fine Juncker era il candidato dei popolari europei che aveva preso più seggi in Parlamento. Non è detto che sia così questa volta qua perché più c'è bisogno per fare una maggioranza di fare una coalizione, magari il candidato che fa più sintesi su tutti si sta leggendo il nome di Barnier per esempio che è quello che negozia la Brexit è quello che non è espressione del partito più grosso ma è quello che fa più consenso per tirare insieme una coalizione e più ci saranno partiti sovranisti che non partecipano a questo gioco nel Parlamento europeo, più ci sarà, bisogno, ci sarà bisogno per gli europeisti di fare una coalizione composita, con più famiglie politiche europee dentro, e allora andrà come andrà. Ma non è una roba antidemocratica questa, questo è quello che succede a ogni piezo spinto in Italia. L'ultima volta che abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che sapevamo prima delle elezioni chi sarebbe stato, è stato 25 anni fa, perché Renzi non era candidato a, a Primo Ministro, Conte meno che mai. E cioè, quindi non è che sia meno democratico il governo Conte per questo motivo qua, perché non si sa prima chi può essere e chi vado a votare, spesso sono delle dinamiche di coalizione che sono parlamenti, all'Unione europea funziona esattamente così, esattamente così. Quindi è vero quello che diceva eh, eh, l'intervenuto, bisogna anche ricordarsi però che in fondo è quello che succede anche a livello nazionale. Sfido chiunque a, a, a sapere quando è andato a votare il 4 marzo in Italia che sarebbe venuto fuori Conte come primo ministro. Perfetto, grazie. Eh, ci prendiamo tempo per qualche domanda, se c'è qualche domanda da parte de, del pubblico, dopo vi invitiamo a un breve rinfresco che c'è nella parte di là. Se qualcuno vuole fare una domanda a Sara, a Fulvio o a Alessandro, benvenga. Ecco qua. Grazie. Eh, ritorno all'inizio di questa discussione, magari sembra quasi um, fuori posto questa domanda qua, per il riferimento col, eh, che lei ha fatto ai paesi dell'est Europa, eh, del gruppo Viscerad, mi dica se sbaglio a riassumere in questo modo qua, che l'atteggiamento eh, anti-immigrazione presente nel gruppo Viscerad è anche dovuto, costento... Contestualizzando la situazione, là l'esperienza di queste popolazioni avute pres, eh, sotto i regimi comunisti e quindi sotto l'egemonia dell'Unione Sovietica, quindi la difficoltà di passare da una forza egemone eh, di tipo sovietico ad un'egemonia percepita eh, in modo simile che è quella dell'Unione Europea. E... Vedendo come stanno andando le cose adesso con il governo italiano che sta appoggiando praticamente un'idea molto visceradiana delle cose, nonostante che l'Italia non sia stato un paese sotto dominazione sovietica, eh, mi chiedo se questa valutazione è corretta. Poi mi riferisco anche al fatto: che io ho passato un anno nella Repubblica Ceca. E quindi non posso parlare di quella che è la situazione negli altri paesi del gruppo Visegrad, però nella Repubblica Ceca mi ricordo che come. Um Eredità del periodo sovietico erano, era rimasto un gruppo abbastanza folto di emigrati dal Vietnam. E si parlava di, erano Vietnam, eh, del Vietnam del Nord che erano arrivati in Repubblica Ceca eh, come prodotto degli scambi interculturali e lavorativi fra i paesi socialisti di quel tempo là. Poi, nella Repubblica Ceca, c'era stato anche il problema del, dell'integrazione delle popolazioni romani dopo eh, la divisione della cecoslovacchia che erano rimasti in una quasi posizione di apolidi perché nella Repubblica Slovacca non li volevano perché dicevano che erano tutti cechi nella Repubblica Ceca non li volevano perché dicevano che erano tutti slovacchi e quindi si sono trovati praticamente fra due pietre quindi ehm, questo eh, atteggiamento che si trova adesso all'est d'Europa che, che lei ha attribuito al fatto che perché prima c'era l'Unione Sovietica quindi non c'era la possibilità di vedere persone differenti, anche visibilmente differenti, questo, questo approccio all'alterità al, eh, era impossibile in quei tempi lì perché non esisteva però io ho visto che c'erano delle differenze anche allora all'interno di questa società e quindi mi chiedo se questo, questo atteggiamento che si trova adesso nei paesi Viscerad non sia anche il prodotto di un'operazione pilotata eh, sulle solite basi eh, sovraniste, insomma, ecco, nazionaliste. Grazie. Io rispondo molto bene. Ti, ti chiedo una eh, risposta sì, 3, sì, per quanto riguarda... Secondo possibile. me la risposta è sì nel senso che io non volevo assolutamente estremizzare dicendo che l'atteggiamento dei paesi dell'Est oggi è esclusivamente giustificabile o eh, spiegabile con il fatto che non c'era il diverso. Perché, uno perché probabilmente un po' di diverso c'era, io non sapevo l'esempio dei vietnamiti eccetera, e poi perché in ogni caso anche lì ci sono dinamiche politiche in cui ci può essere un leader prettamente sovranista che gioca su alcune variabile o su alcune corde dell'opinione pubblica come giocano da noi, come giocano da altre parti. Quindi sì, la, la, la verità è sfumata ovviamente. C'è molto del vero se vai a Budapest non ne vedi, non ne vedi neri o, 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 o muso, proprio, proprio non ne vedi, ne, vedi, ne vedrai uno o due, ma non ne vedi. E quindi questo ha, credo, un impatto. È anche vero, e io sono d'accordo con quello che diceva lei, che ogni governo poi può essere un governo sovranista per i fatti suoi, a prescindere da quello che c'era prima, perché giocano quella carta lì. Insomma, poi nel caso dell'Ungheria erano un'isola un, 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 un maggiara dentro un mare slavo che storicamente se li ha voluti mangiare dai turchi, e cioè, quindi hanno sviluppato un senso di protezione di identità molto forte, revanchista, più di altri paesi. Ogni paese ha la sua storia, ovviamente. Poi. Qualche altra domanda? Fondo, arrivo. Io volevo chiederle se, secondo lei, il Parlamento europeo, più che altro se il contesto attuale, i tempi attuali, potrebbe eh, ampliare questa competenza. Lei diceva non ha ancora no? l'iniziativa legislativa, ci ha chiarito. Secondo lei questo potrebbe avvenire e, soprattutto, ciò potrebbe come dire, avvicinare maggiormente i cittadini, in qualche maniera farli sentire più. Più, far percepire più potere ai cittadini? Potrebbe, probabilmente sì, perché allora tu puoi andare dal tuo eurodeputato che hai eletto a dirgli fai un'iniziativa di legge. Quindi probabilmente sì. I tempi sono venuti probabilmente per fare questa modifica, ma attenzione, qui c'è un punto centrale, dov'è che la faccio questa modifica? Devo cambiare i trattati? Sono i trattati europei che dicono che il Parlamento europeo ha questi poteri e non altri. E chi li fa i trattati europei? Gli Stati. Oggi cambiare i trattati europei significa entrare in un discorso in cui tutti i Paesi all'unanimità devono de all'unanimità, non a maggioranza, devono decidere di cambiare una virgola che c'è scritta nei trattati. Perché è nei trattati che c'è scritto il livello di integrazione, che c'è quanta sovranità va a Bruxelles. È anche giusto in fondo. I signori dei trattati, si dice, sono ancora gli Stati. Fate sempre conto una cosa, per me questo è un punto fondamentale. Quando si critica l'Unione Europea, eccetera. L'Unione Europea non è uno Stato sovrano. Quando è che uno Stato è sovrano? quando ha il potere di autoattribuirsi dei poteri. Okay? In tedesco la chiamano la competenz-competenz. Quando io ho la competenza di attribuirmi competenze, allora sono sovrano. Okay? L'Unione Europea non ha la competenz-competenz. L'Unione Europea gode di quei poteri e di quelle attribuzioni che gli Stati hanno voluto attribuirle attraverso i trattati. Se vogliamo dare più potere al Parlamento Europeo ci vuole, bisogna aprire una conferenza intergovernativa tra gli stati che decida di fare questo passo e basta che uno non sia d'accordo che non si fa nulla ecco perché nel, 90, nel 2003 si provò per la prima volta a passare da un paradigma intergovernativo a un paradigma sovranazionale anche per riformare i trattati e cosa si fece ve lo ricorderete, si tentò di fare una costituzione europea la costituzione europea che si tentò di fare nel, nei primi anni 2000, era proprio quella che avrebbe, passato, avrebbe fatto fare questo salto quantico dell'Unione Europea da organizzazione che sta a metà strada tra uno Stato e un'organizzazione internazionale a una, vera, a una vera entità sovrana, basata su una Costituzione. Non si fece perché la Francia e l'Olanda bocciarono questo tentativo di riformare i trattati per permettere una Costituzione. Ma la mia risposta è sì, ci sentiremo probabilmente più vicini. Perché allora quando alla festa della salciccia il tuo candidato alle elezioni europee ti chiede il voto, gli chiedi cosa pensi di questo, questo e quest'altro. E dopo mi fai quelle iniziative legislative lì. Oggi è più mediato perché il tuo deputato deciderà le leggi ma sarà la Commissione solo a proporle. Che però tu controlli tramite la maggioranza che hai messo nel Parlamento europeo. Perché la Commissione c'è per la fiducia che gli dà il Parlamento. Come atleti est, mio fratello è stato un nazionale di sciabola per molti anni a cavallo degli anni 80 e 90. E quando loro si incontravano con questi atleti dell'est, spesso questi ragazzi dell'est arrotondavano un po' vendendo chiaveale, orologi a pochi soldi. Capitava anche nell'atletica? Come no, macchine fotografiche, le zenith soprattutto, ce le abbiamo tutti in Italia. Eh, sì, sì, era così perché noi anzi. Ehm, poi erano per esempio richieste soprattutto per le ragazze le calze di nylon gli impermeabili queste cose qui tanto che noi quando andavamo a gareggiare così nella valigia mettevamo perché poi davamo anche queste, queste cose che erano per loro eh, si vede particolari e, capito sì, sì, c'era questa abitudine. E ecco, e que e que che poi era un'occasione strana, no? Perché eh, era come se mh, questi scambi venissero fatti del sottobanco, no? Cioè, si trovava in camera così di nascosto. Poi in realtà lo sapevano tutti che... Venne, sì, però c'era questo mistero, capito? Questa, era una cosa trasgressiva che si faceva, però diventava anche divertente, no? perché era un modo anche quello per, eh, per passare un attimo con loro. ecco. Sì, sì erano sempre cose brevi oppure loro c'avevano la vodka e allora capito poi eh, noi in quegli anni lì non è che seguissimo una dieta particolare però quando ci si trovava il bicchierino de vodka o de cosa perché loro erano sempre molto forniti di <ride> Quindi insomma diventava appunto un momento piacevole perché Adesso la cosa bella, mi è capitato di incontrare qualche anno fa per una, eh, in una de delle serate dei Galà che venivano fatti a livello di Federazione Internazionale a Monaco. No? Eh, atleti per esempio dell'Est o il saltatore polacco, cosa, che adesso sono tutti liberi di, di, di fare e dire. E allora è anche piacevole perché li riscopri, capito? Siccome sono rilassati, dici ma tu guarda, no, quanto tempo perso si poteva star bene insieme, invece era sempre, erano sempre molto... Eh, sì, erano controllati e erano molto militari nel, nel lo nelle loro cose, no? Sì. E invece adesso è stato bello riscoprirli, divertente, stare insieme. Eh, è così. Perciò ehm, la, la cosa bella... Io non so che cosa avrei dato, per esempio, per poter... Passare dei periodi ed allenarmi in un altro paese. Perché pensavo fosse un'esperienza importante, bella, ma non me la lasciavano fare. Invece oggi non so se i ragazzi nostri forse non si rendono conto della fortuna che hanno, capito? Perché è così, si muovono liberamente. Adesso già il fatto di, di avere la moneta uguale. Che può essere una cavolata, però l'idea di non dover andare lì a cambiare a fare la richiesta, andare in banca, ma vai, piglie, vai, eh, capito, è già una cosa bella. A me è capitato di andare in Polonia, di tornare a Praga perché siccome ho vinto il campionato europeo e non c'ero più tornata, e di vedere di come sono cambiati, di come sono diventati molto belli, di come meritano no, questi paesi di essere visti. Perché quando andavamo a gareggiare, eh, spesso eh, dava l'idea del fatiscente oppure non c'era il colore, eh, il grigio era sovrano, capito? Non c'era per strada un fiore, eh, erano tutte cose che, che comunque per noi. Quando tornavi a casa era come respirare una boccata d'aria perché il colore no, delle nostre case, la luce, eh, insomma anche il verde era un verde diverso, non lo so, o, o era un'impressione, però era così. Invece adesso ti accorgi che è così, anche lì, no? Eh, perciò è. È interessante, ti vien voglia ecco, di andare a vedere di come stanno cambiando, di cosa stanno facendo. Insomma... Se non ci sono altre domande, eh, io chiuderei, Ringrazio, siamo anche un pochino fuori tempo. Ringrazio infinitamente Sara Simeoni, Viesi Grazie. e Alessandro Giordani per questo bel incontro. E ringrazio Sara per la disponibilità a venire da Verona nell'unica giornata libera che ha della settimana intensa. Vi invito tutti di là per mangiare un bocconcino. E ricordo ancora a quelli che hanno partecipato ai dialoghi, se che non l'hanno fatto, di firmare la partecipazione.